si è conclusa la conferenza nazionale di twinning. Nella giornata di ieri è stata presentata l'analisi dei risultati di un progetto di ricerca sulla formazione professionale curato da Margherita Di Stasio. Oggi abbiamo parlato con gli eTwinners di un'esperienza di ricerca che stiamo facendo come alcuni ricercatori in dire e in unità italiana eTwinning. In questa esperienza stiamo elaborando un bilancio di competenze e sulla base di questo stiamo provando a leggere l'esperienza eTwinning alla luce dell'unità formativa per come viene proposta nel piano nazionale di formazione. Questo perché? Perché riteniamo che focalizzando l'esperienza eTwinning in un'ottica formativa, direzione in cui va anche il bilancio di competenze che stiamo costruendo, sia possibile valorizzarla come un'esperienza in qualche modo paradigmatica relativamente a quelle che sono le indicazioni che vengono date dalla recente normativa. A seguire è toccato a Laura Parigi presentare un focus su come documentare la propria attività didattica. Credo che documentare sia importante perché la documentazione è una risorsa per capire il mestiere dell'insegnamento, trasferirlo ad altri, ma anche per farlo, perché serve a restituire agli studenti e a osservarli e a lavorare su quello che loro fanno in classe. I partecipanti sono stati coinvolti anche in attività di workshop per la formazione dei docenti su tematiche didattiche attuali e innovative, coding, peer learning, l'inclusione, la scrittura collaborativa e media education, tutte analizzate attraverso buone pratiche di progetto. Un'occasione per i partecipanti di ascoltare dalla viva voce dei vincitori dei premi nazionali la loro esperienza, la genesi del progetto e il percorso che li ha condotti ad ottenere il certificato di qualità. I lavori sono continuati anche questa mattina dopo l'intervento Debate, argomento e dibattere curato dalla ricercatrice di Indire Silvia Panzavolta. La tre giorni si è conclusa con un feedback da parte dei partecipanti nei workshop per riuscire ad avere un'immagine nitida dei contenuti trasmessi durante la conferenza, ma anche per raccogliere contributi e suggerimenti per continuare a migliorare in un percorso che sta portando la scuola a cambiare anche grazie ai twinning.